Signore e signori, buonasera, bentornati al Pallagoliere. Seconda giornata del girone di ritorno. Puller salvezza. Questa sera Expo Inos Mortara contro Blu Orobica Bergamo. Entrambe le formazioni sono reduci da una sconfitta. Mortara ha perso una prima di ritorno nel turno infrasettimanale il 25 aprile sul campo della San Sebastian Cremona, che ha settato dei punti e soprattutto ha portato via 4 punti su 4 a Mortara. Bergamo è stata travolta a domicilio dal team ABC Cantù, che ha trovato in Cristian di Giulio Maria il suo totem. Le squadre si schierano in campo. Mortara in campo con Orsini, Marcone, Pontisso, De Conescu e Capitan Ferretti. Dall'altra parte ci sono Corini, Capitan Bonacina con numero 88, la prima bomba a segno del numero 32 Boccaforni. Il numero 11 Nani, a chiudere il quintetto, il numero 52 Signor. Va in penetrazione De Conescu. Primo canestro di Mortara, palla nelle mani di Sale per ricevere Corini, l'apertura ancora per Signore, la palla è sotto canestro per Boccaforni, spalla canestro con Pontisso, si avvicina canestro, il suo tiro non va, rimbalzo di Pontisso. Primo tiro non era era del numero 52 Signore e non del numero 32 Boccaforni. Palla nelle mani di Marcone che fa costruire il gioco, ha lanciato subito in campo con Zanellati. La palla è per Orsini, che ha un poi batte sulla penetrazione Corini, che commette fallo sul palleggio, quindi rimessa da fondo laterale, dice l'arbitro, la coppia arbitrale composta da Rossini e Orlandi. Arbitro Rossini effettua la rimessa, Orsini per De Conescu, la palla arriva a Marcone, sul cambio di marcatura è rimasto Boccaforni, la palla è per Ferretti che non controlla, palla, fallo in recupero di Pontisso su Boccaforni, primo fallo anche per Mortara. Rimessa da fondo campo per la formazione ospite con 21 secondi per l'azione offensiva dei blu e arancio di Bergamaschi. Mortara, classica tonda gialla con inserti blu. La rimessa se ne incarica Nani, c'è il taglio di molto lontano dal canestro per Boccaforni che batte il recupero di Pontisso, va in penetrazione, sbaglia ma recupera il rimbalzo, la palla è per il numero 11 Nani, errore anche stavolta ma De Conescu si distrae, la palla arriva poi a Capitan Bonaccina, non ancora a segno, rimbalzo di Marcone, 3 tiri consecutivi concessi nel Bergamaschi, non hanno saputo trovare il fondo della retina, palla in mani di Orsini fronteggiato da Corini, sempre arriva il blocco di Ferretti, scivola Bonaccina, Corini, cortissimo il tiro a 3 punti di Orsini. Palla nelle mani di, la riapertura è per la bomba che non va, stavolta Capitan Bonaccina, è rimbalzo, il fallo è del numero, vediamo se si accusa Ferretti, ma vediamo cosa dice gli arbitri. Sì, è fallo di Ferretti, 2 tiri liberi per il Capitan Bonaccina. Mortara sta un po' lasciando troppo spazio sotto le plance, è già il quarto rimbalzo offensivo della formazione ospite. Non va il primo libero di Bonaccina che gira su Ferredesce. A segno un secondo, 2 Mortara, 4 Bergamo. La rimessa di Pontisso nelle mani di Orsini, scambiano i due e Pontisso costruisce il gioco. Su lui c'è Signore che lo pressa da vicino. Pontisso cerca un contrasto, poi fa uno scarico senza guardare. Palla persa da Mortara, palla ancora per Boccaforni. No, e stavolta va a segno. Rimessa di Orsini nelle mani di Marcone, scambiano i due play di Mortara. La palla è nelle mani del numero 1 mortarese. Su lui c'è Corini, l'apertura per Pontisso che prima è andato in presentazione, abbassa le braccia Signore e commette fallo. Primo fallo per lui. Rimessa in attacco per Mortara, primo fallo anche di Signore, 2 falli per Mortara, 2 falli per Bergamo, 7-29 alla fine del quarto, 2 Mortara, 6 Bergamo. Sale, riceve Marconi che scambia con Pontisso che finta il tiro da 3, poi buttano via un'altra volta il pallone mortarese. Pontisso è un po' distratto, è la seconda volta, Zanatti urla da seduto, ma sicuramente non ha gradito le due giocate del suo esterno friulano. Quindi palla persa da Mortara, si ripanterà con la rimessa a fondo campo. Mortara che però
in virtù anche della classifica che dei risultati degli altri turni, salve, quindi può, conserva la C Gold al di là di qualsiasi risultato esca in queste ultime 5 giornate della pool salvezza, ma sicuramente ancora Boccafurni su di sempre Pontisso, la palla è per Nani, ancora la tocca Orsini che anticipa Boccafurni, la recupera, palla nelle mani di, ancora di Orsini, arriva il blocco di Ferretti, rischia di stamparsi, Orsini va in penetrazione, sbaglia l'appoggio, chiedeva un contratto falloso, per gli arbitri si può giocare, palla ancora a Boccafurni, arriva il rimorchio di Bonacina che va a segno. Bruttissimo l'avvio di Mortara, 2 Mortara, 8 Bergamo, 6-40 alla fine. Palla in mano di Pontisso, sale, riceve De Conescu che batte il recupero di Boccafurni, va a trovare il tiro, quindi 2 liberi per De Conescu. Arriva per la ripresa del gioco dopo per i tir liberi il lungo rumeno. A segno il primo libero De Conescu, Finesso è l'unico giocatore immortale ad essere andato a segno. Tutto Orsini chiede chiarimenti sull'entrata precedente che, in cui chiedeva il contrasto falloso di Nani. A segno anche il secondo, 4 Mortara, 8 Bergamo. Palla nelle mani di Nani, sempre fronteggiato da Orsini. Sale per ricevere Signore, ma la palla invece è per Corini da questi Boccafurni. Lo mura Pontisso, ma la palla torna nelle mani di Boccafurno. Ancora Nani. Va in penetrazione Corini che sulla difesa aggressiva di Marcone va a pestare la linea di fondo, quindi palla persa in attacco da Bergamo. Rimessa di Orsini per Pontisso, scambiano i due. Chiama lo schema il play toscano. Passa in questo momento al metà campo. Gioca con Pontisso, da questi a sotto canestro, spalle per De Conescu. Con un gancione dei tempi che furono, De Conescu va a segno. 6 Mortara, 8 Bergamo, 5-49 fine del quarto. Palla in mano di Nani, sale per ricevere ancora Signore, la palla è per Bonacina, ancora Nani che passa sul blocco di Bonacina, rimane con Bonacina e mano Orsini, la palla è per Boccafurni, spalle a canestro il capitano che però viene raddoppiato, triplicato. È stato fatto resettare il cronometro, ma non c'era stato il tocco. Tocca Orsini, recupera De Conescu, stavolta la palla di Mortara. Non aveva toccato il ferro sul rimbalzo, quindi comunque palla in mani di Orsini che decide di andare in penetrazione, poi scarica per Ferretti che si alza da 3 punti, il capitano va a segno e Mortara passa in vantaggio, 9 Mortara, 8 Bergamo, 5-12. Coach Longano chiama il primo time out di serata. Si torna in campo dopo il time out voluto dalla panchina di Bergamo che non ha gradito il parziale di 7-0 rifilatogli da Mortara, quindi dopo il bombo di Ferretti si ricomincerà con la rimessa a fondo campo della formazione aerobica seguita da un piccolo nuvolo di persone, poco pubblico stasera a Paragoglieri. Ricordiamo siamo sempre nella settimana del post pasquale 25 aprile, ponte 1 maggio, poi quant'altro, vari eventi ci sono in città e in zona. Rimessa di Signore nelle mani di Nani, ricomincia il gioco con la palla nelle mani del numero 11, sale per il becco della Fornia, arriva dall'altra parte Bonacina, passano in due, la riapertura è per, ancora per Corini, la palla è sotto per Boccafurni che va a appoggiare al fondo della retina sul
rischia di perdere la palla Pontisso, la recupera con l'aiuto di Ferretti e Orsini, la palla è con Escu spalle a canestro, va a giocare contro Bonacina, probabilmente l'intervento del capitano era un po' complicato, qui c'è un servizio un po' arrischiato di Dacunescu. Si scusa con i compagni, però la palla è ancora di Mortara, 7 secondi per l'azione offensiva, 4:37 la fine del primo quarto, 9 Mortara, 10 Bergamo, si incarica della rimessa Pontisso, sale e riceve Ferretti che subisce il fallo in recupero di Corini, quindi due liberi per il capitano mortarese, secondo fallo di Corini, bonus peso con questo fallo della formazione ospite, due liberi per Ferretti, cortissimo il primo, ancora un libero per il capitano che è uno dei giocatori più positivi dell'ultimo periodo, le due vittorie, quella in casa con Lissone e quella in trasferta a Cernusco per Pasquali, errore anche sul secondo, due liberi piuttosto molli del capitano stavolta, quindi si riprende con la palla nelle mani di Nani, sale per ricevere sempre Signore, l'apertura è per la penetrazione di Corini che si appoggia, arriva in un sugolo di mani, esce Ferretti, palla nelle mani di Marcone che va da Pontisso, fronteggiato da Signore, e trova il fallo di Signore e due liberi anche Pontisso, anzi no, si alza, accusa del fallo il capitano Bonacina, vediamo, sì, il numero 88, non è Signore il 52, ma il numero 88 Bonacina che ha commesso il fallo. Quinto fallo di squadra per Bergamo, primo fallo di Bonacina, due liberi per Pontisso, Mortara torna nuovamente in lunetta dopo lo 0-2 di Ferretti di Pocanzi. Assegno il primo libero di Pontisso, ancora un tiro libero per l'esterno friulano. Assegno anche il secondo, 11 Mortara, 10 Bergamo. 4 minuti e 6 secondi per finire il quarto. Nani aspetta l'uscita di Corini ma trova poi quella di Signore, cerca l'anticipo del Conesco. Per gli arbitri l'intervento del numero 15 è falloso, quindi primo fallo per De Conesco, terzo fallo di squadra per Mortara. Rimessa in attacco davanti alla panchina di Coslongano per la formazione ospite. Se ne incarica lo stesso Nani, sale per cedere Bonacina seguito da Ferretti, ancora scambia Nani, aspetta Vocafurni sul quale c'è sempre Pontisso in marcatura. La palla è per... E poi arriva Corini che si alza da 3 punti allo scadere di 24, la palla non tocca il ferro, c'è il cambio di possesso, Orsini va in penetrazione, poi si arresta, scambia con Ferretti, ancora Orsini da piedi a terra, bel canestro dell'esterno, 13 Mortara, 10 Bergamo, però Mortara non è rientrata in difesa e si è fatta beffare, poi qui però Boccafurni sbaglia un calcio di rigore veramente, quindi li recupera Mortara, palla nelle mani di Marcone che chiama lo schema, aspetta il blocco del Conescu, pronto il primo cambio, sarà Muzio a entrare in partita, la scambio Pontisso e Marcone, va a terra Pontisso, chiedeva un fallo, l'arbitro fa giocare, contropiede veloce del numero 52 che va a schiacciare Signore. Cambio per Mortara, esce De Conescu e esordisce una partita a Muzio, rimessa dopo il canestro del numero 52 che poi Zanatti ha qualcosa da dire alla coppia arbitrale e ai suoi giocatori, rimessa di Mortara, 13 Mortara, 12 Bergamo, 3 minuti alla fine del primo quarto, la mano nelle mani di Pontisso, passa la metà campo in questo momento, sale per ricevere Muzio, aspetta Marcone che riceve in questo momento. C'è l'uscita a ricciolo di Pontisso che si alza nuovamente da 3 punti e stavolta trova il fallo e poi trova il tecnico alla panchina per le proteste Zanellati. Fallo del 3 tiri liberi per Pontisso, c'è il tecnico a Monza, quindi si inizierà col tiro libero per Bergamo per il tecnico. Dopodiché c'è assegno il libero di Nani, adesso tratti liberi per Pontisso, pronto un doppio cambio per Bergamo, stanno per entrare in campo il numero 8 Buttarelli e il numero 44 Stucchi, escono il numero 52 Signore e il numero 12 Corini,
pronto ad entrare anche Baiardo, esce Marcone, assegno il primo libero di Pontisso, ancora due liberi per l'esterno friulano. Assegno ancora. Assegno anche il terzo. 16 Mortara, 13 Bergamo. 2.42 alla fine del quarto, la palla è nelle mani di Stucchi. Stucchi aspetta per l'uscita Buttarelli. Buttarelli serve ancora Nani. La palla è palla canestro a Bucafurni, conteggiato da Muzio. La riapertura ancora per Buttarelli. Su lui c'è in marcatura Baiardo. Il tiro non tocca neanche il ferro. La palla è ricominata da Mortara. Pontisso si arresta. Va da Orsini che finta. Poi ancora Pontisso che va in penetrazione contro Bucafurni. Rischia di perdere la palla, poi ci mette una mano Buttarelli. Stucchi, scusate, quindi. Ancora 14 secondi per l'azione offensiva Mortara, se ne incarica Baiardo. C'è la riapertura nell'angolo per Orsini. Ancora per Baiardo, spalle per Ferretti che no look per Muzio, e Muzio mette a segno anche lui due punti. 18 Mortara, 13 Bergamo, due minuti alla fine del quarto, palla per Bonaccina. Si arresta e serve Buttarelli. La riapertura è ancora Buttarelli, l'apertura è per Bocafurni, sempre venuti su lui, la palla va a Stucchi sul quale c'è in marcatura Baiardo, arriva Ferretti, poi si stampa sulla difesa mortarese, Baiardo esce palla in mano ma sono 2 contro 5, arriva Ferretti in aiuto, ancora Pontisso, l'apertura ancora per Orsini, va nell'angolo Orsini, il tiro è corto, il rimbalzo di Nani, palla lunga, c'è la corsa sul dominio di Buttarelli che va a segno. 18 Mortara, 15 Bergamo, si riprende con la rimessa in attacco per Mortara, 1 minuto e 17 secondi alla fine del quarto, la palla da Pontisso ad Orsini, vorrebbe Ferretti, trova Baiardo, segno da Nani, sale e riceve Muzio, la palla ancora per Pontisso, 10 secondi, Mortara di fatto non ha costruito niente, Pontisso però poi vede lo smarcamento di Muzio. 20 Mortara, 15 Bergamo, ultimo minuto in corso del primo quarto, la palla nelle mani di Bocafurni, da questi ancora Buttarelli, c'è il blocco, però si è spento il tabellone, c'è il tiro da tre che non va, rimbalzo lungo, adesso è ripartito, però c'è qualche problema perché manca il tempo, gli arbitri fanno giocare, non se ne accorge, finalmente si ferma, è successo che si è spento il tabellone. È tornato. Si era proprio spenta solo la corrente, è stato dato uno spinotto. 9 secondi per l'azione offensiva, vediamo se prima. In Bergamo, 41 secondi, 4 centesimi alla fine della partita. Palla in mani di Nani, sempre Orsini su lui, c'è il blocco, Nani si alza da 3 punti e va a segno. 20 Mortara, 18 Bergamo, 30 secondi alla fine del quarto, palla nelle mani di Orsini, sale per ricevere Muzio che ha avuto un buon impatto in questa partita, la palla nelle mani di Pontisso, aspetta l'uscita di Baiardo che si arresta, si alza da 3 punti, anche Baiardo, non va il suo tiro, rimbalzo lungo, premia Stucchi, ultimo tiro del quarto nelle mani di Bergamo che può andare per il pareggio o per il vantaggio, Mortara ha ancora un fallo da spendere, 7 secondi alla fine del quarto, arriva il blocco di Bocafurni, passa, poi gioca a 2 Bocafurni, tiro all'ultimo secondo, non va il tiro di Nani, finisce il primo quarto, 20 Mortara, 18 Bergamo. 11 secondi alla ripresa del gioco del Palagolieri, 20 Mortara, 18 Bergamo, il primo quarto, Mortara in campo con Baiardo, Orsini, Pontisso, De Conesco che ha preso il posto di Ferretti e Muzio, dall'altra parte ci sono, c'è l'esordio dei seguenti Monacelli, poi in campo con lui ci sono Stucchi, capitano Bonaccina. La rimessa di Baiardo nelle mani di Orsini, poi il numero 52 signore che è tornato in campo e il numero 8 Buttarelli, formazione molto giovane quella di Bergamo.
De Conescu si interrompe due volte il palleggio, poi va da Baiardo, che è finta, tiro da due punti di Baiardo che va a segno, primi due punti anche per lui, 22 Mortara, 18 Bergamo. Palla nelle mani di Seguenti Monacelli, passa sul blocco, la riapertura è ancora per il numero 52 signore, poi la riapertura per Bonaccini, palla ancora per Seguenti Monacelli sotto canestro, fallo di Muzio dopo il tiro. Ha fischiato con un po' tanto ritardo la coppia arbitrale, che sicuramente non ha soddisfatto Zanellati, che è già stato sentito in tecnico dopo un paio di fischi non avvenuti. Due liberi per il numero 52 signore, sbaglia il primo, ancora un tiro libero per lui, primo fallo di Muzio intanto nella serata. Allora anche il secondo, tocca a Muzio, tocca però anche Buttarelli, quindi rimessa per Mortara, 0 su 2 di signora, rimessa di Pontisso nelle mani di Orsini. 9-18 alla fine del primo quarto, 22 Mortara, 18 Bergamo, chiama lo schema Orsini, arriva Pontisso su quale c'è sempre marcatura signore, si apre per ricevere De Conescu, spalla canestro con Bonaccina, si gira De Conescu e va ancora a segno, 24 Mortara, 18, palla nelle mani di Seguenti Monacelli, pronto ad esordire nella partita anche Federico Pierleoni, palla ancora per Stucchi, sale per ricevere signore, Baiardo sporca il pallone, lo recupera poi Orsini sul passaggio di Seguenti Monacelli molto telefonato, palla in mano di Pontisso, Baiardo che finta il tiro da tre, va da Muzio, sporca il pallone Seguenti Monacelli, quindi rimessa per Mortara con 17 secondi, cambio per Mortara, esce Pontisso, esordisce nella partita Federico Pierleoni, sarà Baiardo a incaricarsi di effettuare la rimessa da fondo campo, si apre per ricevere proprio Pierleoni, non c'è nessuno, arriva in emergenza Muzio, la palla è nell'angolo ancora Orsini che si alza da tre punti, dopo riceve una pietrata anche questa, il tocco di Bonaccina nelle mani di Seguenti Monacelli, l'apertura per signore da questi a il tiro da tre di Stucchi che non va, rimbalzo di Pierleoni, palla nelle mani di Baiardo, batte Buttarelli, poi si arresta ai 5 metri, non va a segno, muore Muzio ma lo taglia fuori Stucchi, ancora velocemente la palla per Buttarelli, la questa è ancora a Seguenti Monacelli, lob a cercare signore, palla che piega sul tabellone, finisce nelle mani di Pierleoni che poi decide di giocare con Baiardo, da questi ed Orsini, Orsini va a puntare signore, va a trovare una gran giocata in virata il numero 1, gran giocata, fallo del numero 52, canestro valido, tiro libero aggiuntivo, si chiede di asciugare il parquet, terzo fallo di signore intanto, dove è andato per terra Orsini, viene fatto asciugare il parquet per l'incolumità dei ragazzi, si cerca il punto esatto, viene ovviamente viene recuperata la macchia di sudore, che altro è un pericolo per evitare problemi ai ragazzi in campo, assolutamente importante, quindi tiro libero aggiuntivo per Orsini, 26 Mortara, 18 Bergamo, 7.56 alla fine del secondo quarto, assegno libero di Orsini, 27 Mortara, 18 Bergamo, palla nelle mani Seguenti Monacelli, sempre Baiardo in marcatura, sale, riceve Bonaccina, si apre per ricevere Stucchi, palla a canestro per Signore apre per Seguenti Monacelli a tre punti, non va il suo tiro, saltano in tanti, la palla finisce però a Signore che sbaglia un altro appoggio da mezzo metro, palla nelle mani di Muzio, da questi a Pierleoni che l'ha ricevuta di tocco da Orsini, non c'ha il tiro, va a giocare, va in penetrazione Pierleoni, si spazia con Baiardo, da Zanati dice di stare larghi, passa, giocano a due Baiardo e De Conescu va a appoggiare Fonzina, 29 Mortara, 18 Bergamo, palla nelle mani ancora di Stucchi che chiama lo schema, sale per ricevere signore, su lui è fallo di Orsini in recupero, doppio cambio, tornano Nani e Boccafurni, escono Seguenti Monacelli, primo fallo di Orsini e vediamo chi esce anche il numero 8 Buttarelli, quindi 7 minuti 4 secondi, 29 Mortara, 18 Bergamo, rimessa da fondo campo proprio di Nani a trovare Bonaccina, da questi a
Stucchi che si alza da 6 metri, il tiro non va, rimbalzo c'è solo Muzio, palla nelle mani di Orsini che chiama lo schema, il marcatore su, rimane Stucchi, la palla è per Deconescu, sale per ricevere Pierleoni seguito da Signore, la palla è per Baiardo che non ha la possibilità di alzarsi e tirare, allora va a giocare contro il numero 11 Nani che commette fallo sul primo passaggio, in primo palleggio dell'esterno genovese, quindi primo fallo di Nani, secondo fallo anche di squadra per Bergamo, rimessa da fondo campo, 6-41 alla fine del quarto, 29 Mortara, 18 Bergamo, la rimessa è di Baiardo molto lontano per Orsini, da questi a Pierleoni che apre ancora per Baiardo, tiro da 2 punti dice l'arbitro, non va, tocco volante di Muzio, grandissima giocata di Muzio, e a segno, passa sul blocco, rimane bocca fuori lontano da canestro, lo fronteggia Marcone, poi la palla rimbalza sulle gambe di più giocatori, l'ultimo a toccare è il numero 88 Bonaccina, palla rimessa da fondo campo, palla persa in attacco, 31 Mortara, 18 Bergamo, secondo time out di serata chiamato da coach Longano. Secondo time out esaurito dalla formazione bergamasca che con questo non ne ha più, viene indicato il tavolo, l'arbitro andrà a segnalare a coach Langano che ha esaurito i time out. 6-19 alla fine del secondo quarto, rimessa in attacco Mortara, 31 Mortara, 18 Bergamo, se ne incarica Orsini, effettua la rimessa. Si apre per ricevere Pierleoni, la palla va proprio all'esterno Romano, da questi ancora ad Orsini, sul quale rimane sempre in marcatura Stucchi. Orsini interrompe il palleggio, lo aiuta Baiardo, la palla è per Deconescu, molto lontano canestro, si alza subito a 3 punti, entra e esce il tiro di Deconescu, un po' affrettato ma giusto, contropiede di Boccafurni. Fallo, non buono il canestro, fallo del numero 32 Boccafurni che ha spostato Deconescu a rimbalzo, è entrato intanto anche il numero 2 Pirovano, è stato una sorta di cambio volante quello di rimessa in attacco per Mortara, si è vista nettissima la spinta ai danni del numero 15 che aveva vantaggio su Boccafurni, palla in mani di Orsini, sempre la pressione sul campo, la palla è per Deconescu, ancora scambiano i due ultimi arrivati in casa battaglia, sempre Stucchi in marcatura su Orsini, Orsini rischia di pasticciarlo, aiuta Baiardo, da questi Pierleoni che decide di andare a giocarsi la palla e trova un canestro acrobatico sul fallo del numero 2 Pirovano, giocata acrobatica di Pierleoni che va a trovare il fallo, pronto a esordire la partita anche Alt Fatah lungo il colore, esce Capitan Bonaccina, primo fallo di Pirovano, in campo il numero 55 della formazione ospite, Zaccaria Al-Fatah. Due liberi per Pierleoni, non va il primo libero dell'esterno romano, ancora un tiro libero per lui. Intanto Orsini dà indicazioni su come posizionarsi sugli accoppiamenti difensivi. Assegno il secondo, 32 Mortara, 18 Bergamo. Palla nelle mani di Nani, c'è Muzio in marcatura su Boccafurni, si fa tagliare fuori un po' troppo facilmente stavolta e diciamo che ha fatto valere l'esperienza Boccafurni, ma da Zerosa, vice di Zennati e coach di Abete Classo, l'altra formazione di Mortara, non ha gradito la scelta difensiva di Muzio che sta facendo molto bene in questa partita, la palla è per Pierleoni che rischia di perdere la maniglia, poi la trova, rischia di perdere un'altra volta, la palla è per Deconescu, scambiano ancora lui e Pierleoni, 5 secondi, si alza Pierleoni da 3 punti, non va neanche stavolta, Al-Fatah anticipa anche Pirovano, palla nelle mani di Nani, la palla è per Stucchi, c'è la rincorsa, poi con una giocata di classe Baiardo
Ed Econescu tenta un coast to coast, non trova il fondo della retina, corre Boccafurni, palla ancora su Muzio che trova il, commette fallo, due liberi per Boccafurni e torna Ferretti, pronto a tornare anche Marcone. Secondo fallo di Muzio, esce Orsini, torna anche il numero 40, seguenti Monacelli, esce il numero 44 Stucchi. Due liberi per Boccafurni, 4:37 alla fine del secondo quarto, 32 Mortara, 20 Bergamo. Non va il primo libero del numero 32 bergamasco. Non va neanche il secondo, Ferretti anticipa tutti a rimbalzo, palla nelle mani di Marcone, seguito da seguenti Monacelli. Passa a metà campo Filippo Marcone, scambia con Baiardo, arriva il blocco di Conescu, ma la palla va da Ferretti, ancora Marcone, ancora De Conescu, sulla difesa molto aggressiva di Alfatà. Il tiro è buono in movimento, non va il canestro, ancora Boccafurni, fallo di Baiardo a metà campo sul recupero, fallo speso anche dei bonus, speso anche da Mortara, 4:17 alla fine del secondo quarto, primo fallo di Baiardo, quarto di fallo di squadra anche per Mortara, rimessa di Nani, riceve Alfatà, scambiano i due, ancora Nani, aspetta Pirovano, la palla invece va a seguenti Monacelli, seguito da Baiardo, si spazia per il tiro da due punti che va a segno. Baiardo è rimasto bloccato sul, è rimasto sul blocco del numero 55, quindi seguenti Monacelli, molto tempo di prendere, passa a metà campo Marcone in questo momento, la palla nelle mani di Conescu, ancora Marcone, sale per ricevere Pierleoni, vorrebbe giocare con Ferretti ma non riesce, poi Pierleoni si infila, fa una cosa bella ma poi fa una porcata a livello di conclusione, ha perso un po' forse il passo, la riapertura è per il numero 2 Pirovano, che però sulla ricezione e sul primo passaggio pesta linea laterale, palla persa avanti alla panchina di Cogendano per, e Zanellati decide che è il caso di parlarci un attimino con i suoi ragazzi, perché gli ultimi tiri attacchi sono stati oggettivamente molto brutti da vedere. 32 Mortara, 22 Bergamo, 3:39 la ripresa del gioco. Si torna in campo dopo il time out chiamato da Alfonso Zanellati, si riprenderà con la rimessa in attacco per Mortara, che le ultime tre azioni ha veramente giocato un po' troppo, ognuno per sé, Dio per tutti. Rimessa se ne incarica Baiardo sulla pestata di Pirovano, che scattando ha appoggiato la rimessa è per Marcone, seguito da seguenti Monacelli. Marcone chiama lo schema, passa da metà campo in questo momento, si apre per ricevere Ferretti, da questi a Pierleoni, che batte Pirovano e non trova il fondo della retina, stavolta è sfortunato, aveva battuto molto bene sul primo passo Pirovano, applaudono anche i compagni perché oggettivamente secondo fallo di Pirovano, bella giocata di Pierleoni che stavolta ha concluso cercando l'appoggio della palla, ha ruotato sul ferro ed è uscita. Due liberi per l'esterno romano, a segno il primo, ancora un tiro libero per Pierleoni. Non va il secondo, il rimbalzo dello stesso Pirovano. 33 Mortara, 22 Bergamo. Palla nelle mani di Nani, arriva il blocco di Alfatà, anche quello di Boccafurni. La palla è proprio per il numero 32, poi la riapertura, ancora Alfatà. Il suo appoggio a canestro non va a segno, rimbalzo lungo, premia Marcone che scambia con Pierleoni. Chiama il blocco di Conescu, c'è Ferretti che riceve invece lontano da canestro. Arriva Marcone, Ferretti si alza dalla lunetta, il suo tiro viene prima accolto, poi respinto, poi accolto.
35 Mortara, 22 Bergamo, 2.54 alla fine del quarto, la palla da Alfatà a Pirovano, c'è sporca il pallone Pierleoni, vorrebbe la palla Boccafurni, Pirovano invece va a giocare uno contro uno, poi riapre per Boccafurni che si alza da 3 punti, non va il suo tiro, rimbalzo lungo nelle mani di Baiardo che predica calma, subito c'è in marcatura Nani, passa da metà campo Baiardo in questo momento, scambia con De Conescu, vorrebbe Marcone che riceve, cioè, rimane Boccafurni con lui, Marcone si posiziona per il suo classico tiro da 3 punti, 38 Mortara, 22 Bergamo, 2.15 alla fine del quarto, palla nelle mani di Nani, arriva anche Alfatà, sale per ricevere Pirovano, sempre seguito da Pierleoni, rischia di andare, poi seguenti Monacelli a 3 punti, va a segno anche lui, 38 Mortara, 25 Bergamo, palla nelle mani ancora di Marcone, 2 minuti alla fine del quarto, la palla è per Pierleoni, aspetta Sali Ferretti che riceve lontano da canestro, ancora Pierleoni, giocano a 2, gran giocata tra il capitano e Pierleoni, il capitano va a appoggiare in fondo alla retina, 40 Mortara, 25 Bergamo, Nani in posta, aspetta ancora l'arrivo di seguenti Moncelli che si alza subito a 3 punti, il tiro è cortissimo, Baiardo brucia tutti a rimbalzo, poi non c'è superiorità numerica, quindi decide Mortara di giocare a difesa schierata, arriva Marcone palla in mano, intanto c'è De Conescu che vorrebbe la palla da un po', oramai si scontrano Baiardo e Monti Monacelli, ancora stavolta il fallo del numero 40, due liberi per Baiardo che ha preso anche un colpo in bocca, si può riprendere. Assegno il primo libero di Baiardo, ancora un tiro libero per lui, 1.19 alle prese del gioco, 41 Mortara, 25 Bergamo, ancora un tiro libero per l'esterno genovese, stavolta entra e esce, c'è la riapertura per seguenti Monacelli subito da 3 punti, ancora a segno, 41 Mortara, 28 Bergamo, 1 minuto e 5 secondi alla fine del quarto, Marcone passa la metà campo, serve De Conescu, si apre per ricevere proprio Baiardo che finta il tiro da 3 punti, aspetta Marcone, arriva Pierleoni, arriva il blocco di Ferretti, Pierleoni si spazia, Pirovano in recupero lo stoppa, qui si è un po' esposto, Pirovano va a puntare De Conescu, la palla è per Nani che tira da 3 punti, non c'è... Fallo di Baiardo, molto in ritardo anche stavolta la chiamata dell'arbitro. 3 tiri liberi per Nani, 40 secondi a 6 centesimi e poi alla ripresa per finire il quarto. Ammesso che ci fosse il fallo, il contatto è avvenuto. Il fischio è arrivato un paio di secondi dopo il tiro, quindi comunque tant'è. Primo libero a segno di Nani, ancora 2 liberi per lui. A segno anche il secondo. A segno anche il terzo. 41 Mortara, 31 Bergamo. La rimessa nelle mani di Pierleoni. C'è la pressione in tutto campo. E perde la palla Pierleoni, poi la recupera ma la butta via, bruttissima scelta anche di Mortara perché la palla passi clamorosi questi di Boccafurni che poi butta via il pallone, bruttissima giocata di Mortara, ma rimessa di Marcone, si chiama Zannati, dice un tiro perché mancano meno di 20 secondi, palla in mani di Pierleoni, sale per ricevere De Conescu, ancora Marcone, c'è il blocco di Ferretti, arriva il seguente Monacelli e viene, alla fine viene fischiato il fallo del numero 32 Boccafurni con 2 secondi e 6 centesimi alla fine del secondo quarto, 2 liberi per Marcone, terzo fallo di Boccafurni, un po' troppo accentuata la pressione per la coppia arbitrale.
ha segnato il primo libero di Marcone, ancora un tiro libero per lui. Ha segno anche il secondo, 43 Mortara, 31 e poi sull'ultimo tentativo di Pocafoni che cercava un contatto con Ferretti, non c'è niente per gli arbitri, quindi 43 Mortara, 31 Bergamo, ci sentiamo dopo l'intervallo lungo. Pochi secondi per le riprese del gioco dopo l'intervallo lungo, 43 Mortara, 31 Bergamo, Mortara torna in campo con Orsini, Bossi che fa il suo esordio nella partita, Pontiso che torna in campo, De Conescu e Ferretti, dall'altra parte ci sono Bonacina, seguenti Monacelli, sì, con numero 40, la rimessa di Bergamo per il servizio, il possesso tornato, torna Pirovano, Nani e con il numero 14 Agazzi che esordisce anche lui nella partita, quindi spazio a tutti, stanno dando le due panchine, manca solo Bruno Invernizio in casa Mortarese. Per rimessa in campo se ne incarica Pirovano. La rimessa è nelle mani di Nani, non è, cioè, si è azzerato il tabellone. Invece di 10 è 0-0-0. Non era partito, quindi tutto da rifare. Rimessa, pronti per ricominciare, quindi stavolta la rimessa di Pirovano, stavolta è per Nani, stavolta è buono, parte anche il cronometro. Nani prova a battere Rossini che rientra su di lui, c'è Bossi in marcatura seguente di Monacelli, l'apertura è per Pirovano, va in penetrazione, vuole giocare con Bonacina, deve scaricare fuori Nani, ancora Bonacina per su tiro De Conescu, non va il tiro del capitano, rimbalzo di Pontiso, palla nelle mani di Bossi che così tocca il primo pallone della sua partita, arriva De Conescu per il blocco, interrompe il pareggio Bossi, lo aiuta Ferretti, arriva a ricevere Orsini fronteggiato da Nani, Orsini va in penetrazione, alza la parabola e va a segno, 45 Mortara, 31 Bergamo, palla nelle mani di Nani, arriva il blocco di Agazzi, arriva anche quello di Bonacina, passa, arriva il seguente Moncelli, si apre Pirovano oltre nei tre punti, si alza da tre punti il numero 2 e va a segno, 45 Mortara, 34 Bergamo, molto spazio e non si è fatto pregare Pirovano per a cercare la conclusione, la palla nelle mani di Pontiso che ha ricevuto Rossini, c'è il blocco, poi c'è la penetrazione, abbassa le braccia Bonacina, fallo di Bonacina che dice che secondo lui l'ha tenuto, ma il fallo del capitano di Bergamo. Rimessa da fondo campo Mortara, 14 secondi, secondo fallo di Bonacina, primo fallo del quarto, messa di Bossi, vorrebbe Pontiso, la riceve molto lontano da canestro Orsini, la recupera ancora Pontiso che apre per Rossini che rischia, fa da Bossi, ancora De Conescu, corto il suo tiro, Ferretti lotta, esce con la palla in mano, ancora Pontiso, ancora un'azione offensiva di Mortara, la palla ancora per De Conescu, da questi Rossini, si è messa a zona la formazione bergamasca, quindi si alza da tre punti Pontiso e va a segno, 48 Mortara, 34 Bergamo, palla nelle mani di Nani, corre velocemente, arriva il blocco di Bonacina, pronto a tornare in campo Stucchi, a palla nelle mani di Vincenzo Monacelli, a questi a Pirovano sul quale c'è Pontiso, passa sul blocco, poi trova ancora seguenti Monacelli lontano canestro, vorrebbe Agazzi, brutta palla di Agazzi che serve direttamente il fondo, palla persa in attacco da Bergamo, zoppica Bonacina che viene sostituito da Alfatà, esce anche Nani e torna Stucchi, quindi un cambio forzato quello per il capitano che è claudicante probabilmente nell'azione precedente, rimessa di Orsini nelle mani di Pontiso, pressione a tutto campo della formazione bergamasca, Pontiso chiama lo schema, sempre mangiato, passa la metà campo, va in penetrazione, rischia, poi interrompe il palleggio, arriva De Conescu, lo aiuta Bossi, da palla per Orsini che si alza da tre punti, a segno Orsini, 51 Mortara, 34 Bergamo e coach Longano decide di interrompere subito, 7.53 alla fine del quarto, 51 Mortara, 34 Bergamo.
Time out esaurito, il primo chiamato da Coach Longano, che però sta ancora dando qualche indicazione ai suoi. Torna in campo Mortara dopo la bomba di Rossini, 51 Mortara, 34 Bergamo, 7-53 alla fine del terzo quarto. Si riprende con la rimessa da fondo campo per la formazione aerobica, se ne incarica Stucchi, anzi no, lascia l'incarico a Pirovano. Palla nelle mani dei seguenti Monacelli, fronteggiato da Bossi, lo batte sul primo palleggio, poi rischia un'infrazione del palleggio, si salva perché non ha interrotto, ancora Pirovano da questi a Stucchi, Stucchi vorrebbe a Gazzi, trova invece Alfatà contro De Conesco, ancora Pirovano in penetrazione. Bella la difesa abbastanza morbida di Pontisso e Pirovano va a segno. Altri due punti per lui, 51 Mortara, 36 Bergamo, passa a metà campo in questo momento Orsini, 7-25 a fine quarto, Orsini va fino in penetrazione, poi cerca un contratto, trova un contratto falloso di Pirovano che poi va ad aiutare il numero 1 Mortarese, scusa. Fallo proprio del numero, però viene dato il fallo al numero 44 Stucchi, si provvederà a asciugare il parquet dove è caduto Orsini. Primo fallo di Stucchi, due liberi per l'esterno Mortarese, ma prima di tutto diciamo si provvede ad asciugare il parquet. Provvede ad asciugare il parquet dove è caduto Orsini, sembra che tutto si possa fare, due liberi per il numero 1 Mortarese. A segno il primo libero di Orsini, ancora un tiro libero per lui. Cortissimo il secondo, 52 Mortara, 36 Bergamo. Mortara continua la sua stagione che ai liberi ci prende non benissimo. Seguenti Monacelli in seguito da Bossi, la riapertura è per Alfatà che in realtà non doveva prendere questo pallone perché c'era il taglio profondo di Agazzi. Palla persa, la recupera Mortara, palla ancora per Ferretti. Arriva Orsini che riceve in questo momento, gioca due con Ferretti che rischia di perdere la maniglia. La perde in un secondo tempo, gli rimbalza male. Palla persa in tacco da Mortara. Un po' di confusione, Zanatti comunque dice che va bene. Rimessa di Pirovano per seguenti Monacelli, sempre Bossi in marcatura su lui, si apre il numero 2, arriva Pontisso, l'apertura è per Stucchi, da questi ad Agazzi che guarda, non guarda canestro, va da seguenti Monacelli, poi giocano a due, passi clamorosi di Agazzi che è saltato due volte, era arrivato anche in aiuto Pontisso, si può riprendere il... si asciuga leggerissimamente, ci pensa Orsini, quindi rimessa da fondo campo per Mortara, 52 Mortara, 36 Bergamo, 6-47 alla fine del terzo quarto, la rimessa di Orsini nelle mani di Pontisso che ha un brutto controllo ma taglia fuori Pirovano praticamente, non ha ancora passato la metà campo, la passa in questo momento all'esterno friulano, l'aiuto De Conesco frangiato da Alfatà, arriva Orsini per ricevere, sale Pontisso nuovamente, la palla è per l'esterno friulano che gioca due con De Conesco, De Conesco 5 secondi, Mortara non la conclude niente, però Pontisso va a tirare, il tiro è corto ma la palla finisce nelle mani di De Conesco e poi la perde sulla correre di Stucchi che poi scarica per nessuno, quindi palla persa da una parte e palla persa dall'altra, si ricomincia a nulla di fatto, 6-17 alla fine del terzo quarto, rimessa da fondo campo per Mortara, dice che è da fondo l'arbitro, se ne incarica sempre Rossini che scarica con Pontisso, sempre Pirovani in marcatura, palla per Orsini, da questo De Conesco fronteggiato da Alfatà, si avvicina che non va, cerca il tappin volante, Ferretti non riesce, rimbalzo nelle mani di Stucchi, fa correre seguenti Monacelli, da questi a Pirovano che però ha pestato la linea laterale. Pontisso intanto va lungo, torna Muzio, esce De Conesco, dall'altra parte esce Pirovano, torna Boccafurni. Rimessa, se ne incarica Orsini, sempre 5-57 alla fine della partita in del terzo quarto, scusate, in questo momento 52 Mortara, 36 Bergamo, passa la metà campo Pontisso, frangiato da Boccafurni, sale e riceve Muzio molto lontano dalla canestro, aspetta, vorrebbe il taglio profondo di Orsini, non c'è angolo di ricezione, arriva Orsini in questo momento, vorrebbe giocare con Ferretti ma non riesce, allora Orsini va in penetrazione, vede Muzio, cerca un no look abbastanza complicato, la palla passa dove nessuno può prenderla, ennesima palla persa in quel terzo quarto, che oggettivamente a questo livello è veramente brutto da vedersi da tutte le parti. Rimessa, se ne incarica Alfatà, 5-37 alla fine del terzo quarto, sempre 52 Mortara, 36 Bergamo, recupera il pallone seguenti Monacelli, sempre Bossi in marcatura su di lui,
si fa vedere per la ricezione Boccafuori che riceve oltre i tre punti, sempre punti sulla marcatura. Gazzi prova un passaggio, poi la palla per Alfatà. Fallo di Bossi, ma sotto canestro, prima che iniziasse il momento di tiro del lungo bergamasco, quindi nulla di fatto sul canestro. Primo fallo di Mortara, primo fallo di Bossi, ovviamente rimesso davanti alla panchina Zanellati. 5-22 alla fine del quarto. La rimessa di Seguenti Monacelli che scambia con Boccafuori. Ancora Seguenti Monacelli, rimane Muzio con lui, vorrebbe Boccafuori spalla a canestro, c'è Pontisso in marcatura, che poi cadendo recupera il pallone, fa correre Orsini che va a segnare, poi cade un po' malamente. Corre velocemente il campo Stucchi, la palla è per Alfatà che rimane sotto canestro, poi riapre per Stucchi. Conversione dei passi del numero 55, ne ha convinto. Comunque palla persa in attacco da Bergamo, 54 Mortara, 36 Bergamo, 4-55 alla fine del terzo quarto. Orsini si tiene nel fianco sul quale è caduto, palla nelle mani di Pontisso che chiama lo schema, frangiato a Boccafuori. Passa da metà campo in questo momento l'esterno friulano, c'è Bossi vicino, riceve, pronto a tornare Nani. Bossi serve Muzio molto lontano dalla canestro, ancora Pontisso, fallo di Agazzi lontano dalla palla sul capitano Mora, sul taglio di Ferretti, quindi fallo del numero 14. Cambio, esce Stucchi, torna Nani con il numero 11. Primo fallo di Agazzi, terzo fallo di squadra per Bergamo. Si può ricominciare con la rimessa a fondo campo di Bossi, si apre per ricevere Pontisso che riceve su Boccafuori. Un po' sì, perché Boccafuori ha colpito un paio di volte il numero, e quindi quarto fallo di squadra per Bergamo e quarto fallo di Boccafuori che viene subito richiamato in panchina. Torna Signore con il numero 52. Rimessa alla fondo campo ancora per Mortara, 4-39 alla fine del quarto, sempre Luca Bossi pronto a caricarsi la rimessa, stessa uscita di Pontisso, stavolta la palla va più lunga per Ferretti, arriva per riceverla Orsini su quale c'è Nani in marcatura. Orsini va in penetrazione, batte Nani, trova il fondo della retina e va anche a guadagnare il fallo, ha preso un colpo il play squadra Don Bosco. Tiro libero aggiuntivo per il numero 1 Mortarese. Lungo il libero, recupera l'imbalzo ragazzi. 56 Mortara, 36 Bergamo. Palla nelle mani di Nani, fronteggiato da proprio da Orsini. Arriva il blocco di Alfatà, poi sale per ricevere i seguenti Monacelli. C'è Alfatà che va in a spalla a canestro, poi gli sporca il pallone Pontisso che poi commette fallo. Due liberi per il numero 55. Due liberi per il numero 55. Secondo fallo di Pontisso. Pronti i due liberi di Alfatà. Stortissimo il primo, ancora un libero per, ancora un tiro libero per il numero 5. Secondo libero stavolta a segno, 56 Mortara, 37 Bergamo. Palla nelle mani di Pontisso, 4 minuti e 12 secondi alla fine del quarto. Pontisso aspetta l'uscita di Muzio, molto lontano da canestra, arriva Bossi che riceve seguito da seguenti Monacelli. Aspetta l'uscita di Orsini che decide di giocare, arriva il blocco di Ferretti, scarica per Muzio che classico tiro di Muzio a segno, 58 Mortara, 37 Bergamo. Esulta Baiardo in maniera sguaiata dalla panchina. Muzio sta facendo un'ottima partita, come palla in mani seguenti Monacelli, l'apertura è per Ragazzi che vorrebbe ancora il fatale, la palla è per seguenti Monacelli molto lontano a canestro, il tiro è lungo però Bossi è secondo sulla rimessa. Non ci arriva Orsini ad anticipare Nani, la palla è per Alfatà, ancora l'apertura per Ragazzi, mette a posto i piedi, bel tiro di Ragazzi da 5 metri e a segno. 58 Mortara, 39 Bergamo, pronto a tornare Bonaccina che sembra aver assorbito il colpo che ha subito, che l'aveva costretto ad uscire all'inizio del quarto. La palla è per Ferretti che si alza da 3 punti, il tiro è cortissimo, c'è solo Alfatà a rimbalzo,
la riapertura veloce per Seguenti Monacelli, c'è Ferretti su di lui in marcatura. Bella giocata di Seguenti Monacelli, perché oggettivamente è stato velocissimo nella realizzazione. 58 Mortara, 41 Bergamo, 2:57 fine del terzo quarto, palla nelle mani di Orsini, sempre Nani su di lui in marcatura, la palla è per Ferretti, gli sporca il pallone a Gazzi. Cambio per la formazione ospite, esce il numero 55 del Fatah, torna Bonaccino con il numero 88. 2:50 alla fine del terzo quarto, 12 secondi per l'azione offensiva di Mortara. Si incarica della rimessa Orsini, vorrebbe Pontisso spalle a canestro, scambiano i due, la riapertura è per Ferretti, ancora Orsini nell'angolo, 7 secondi. Ancora Pontisso, l'apertura è per Bossi, si alza da 3 punti, non va il suo tiro, c'è Muzio a rimbalzo che non guarda il canestro ma scarica fuori, ancora Orsini a 3 punti, ancora Assenio, 61 Mortara, 41, caldissima la mano di Orsini in questo terzo quarto, 61 Mortara, 41 Bergamo, palla nelle mani di Nani, c'è il doppio blocco, arriva Seguenti Monacelli a ricevere il pallone, c'è signore che taglia, Seguenti Monacelli va in penetrazione, lo segue nessuno, l'apertura è per Ragazzi da 3 punti, arriva Pontisso, il tiro è, pende il tabellone, ancora Seguenti Monacelli, Bossi in recupero commette fallo, secondo fallo di Bossi, terzo fallo di squadra per Mortara, 2 minuti e 9 secondi alla fine del terzo quarto, la rimessa a fondo campo di Nani, si apre a Gazzi per ricevere, arriva invece Seguenti Monacelli, sempre da 3 punti, stavolta non va, rimbalzo Pontisso, brucia anche Muzio, poi lancia Bossi ma è in inferiorità numerica, per cui Bossi decide di giocare con i compagni, la riapertura per Ferretti e vorrebbe Orsini, seguito da Seguenti Monacelli, la palla va a Pontisso che gioca con Muzio che viene stoppato in un primo tempo, perde la maniglia, palla persa da Mortara, recupera Nani, la palla è per Bonaccina, da questi ancora Nani che si alza da 3 punti e va a segno, 61 Mortara, 44 Bergamo, palla nelle mani di Orsini, pronto ad entrare una partita anche in Vernizzi. Pontisso passa la metà campo negli 8 secondi previsti, poi va a scontrarsi con il signore. Chiedevano il fallo in attacco, invece viene fatto fallo alla difesa. 2 liberi per Pontisso. Pronto un cambio e torna Corini dopo tanto tempo in panchina. Non può essere il primo fallo del numero 52. C'è qualcosa che non va nella segnalazione dei falli, perché se esce proprio il numero 52. Esce Bossi che si teneva una mano a mano fasciata, infatti è andato a chiedere il cambio, torna Marcone, Bossi impiego limitato, probabilmente ha avuto un problema alla mano sinistra, infatti era tutta fasciata. 2 liberi per Pontisso, poi pronto ad entrare anche in Vernizzi, non va il primo libero di Pontisso, ancora un tiro libero per lui. Assegno il secondo, 62 Mortara, 44 Bergamo, Pontisso si accomoda in panchina, esordisce una partita anche in Vernizzi. 1:24 alla fine del quarto, la rimessa di per Nani da parte di Corini, sul quale marcatura proprio Bossi, è proprio in Vernizzi, mentre Orsini si occupa di Nani, sale per ricevere Seguenti Monacelli che si alza subito da 3 punti e va ancora a segno. Mano caldissima quella del numero 40, passa la metà campo Marcone in questo momento, si libera di Seguenti Monacelli, arriva Muzio, la palla ancora per Orsini che batte sul palleggio, trova il fallo di Agazzi e 2 tiri liberi per il numero 1. 2 liberi per Orsini che ha cercato la giocata da 3 punti ma non è andato a segno. 2 liberi per Orsini, 55 secondi e 1 centesimo poi alla fine del quarto. A segno il primo libero del play toscano, ancora un tiro libero per lui. A segno anche il secondo, 64 Mortara, 47 Bergamo. Palla nelle mani di Nani, sale il blocco di Bonaccina, passa anche Orsini. Questo era un tiro cross di Nani, passatemi il termine calcistico, la palla ha rimbalzato sul ferro, nessuno se l'aspettava, la palla è per Mortara, è recuperata in Vernizzi, arriva Ferretti, la palla è per Orsini, interrompe il palleggio, arriva il capitano, la palla è per Invernizzi,
ancora Ferretti che finta si alza poi da due punti e va a segno da due punti, 66 Mortara, 47 Bergamo. Ultimi 18 secondi del quarto, quindi probabilmente può andare fino al termine la formazione orobica. Viene dato da tre punti, ma a me sembrava da due. Il tabellone indica tre, ma Orsini cerca di fare fallo, non ci riesce. Finisce il quarto sull'errore di Corini. 67 Mortara, 47 Bergamo, l'indica il tabellone. Personalmente mi direi che era da due punti, comunque tant'è. Pronti per andare in campo, una decina di secondi alle prese del gioco nell'ultimo quarto. 66 Mortara, 47 Bergamo. Mortara in campo con Orsini, Marconi, Invernizzi, Ferretti e Muzzo. Dall'altra parte ci sono Nani, Corini e seguenti Monacelli, Bonacina e è tornato in campo Boccafurni, gravato di quattro falli. Rimessa per Mortara, se ne incarica Orsini che va da Marcone, sul quale c'è seguenti Monacelli che ha una mano caldissima da tre punti. Il giovane numero 40, formazione piuttosto giovane quella bergamasca. La palla è per Orsini, da questi di Invernizzi seguito da Nani, ancora Muzio lontano da canestro. Palla per Marcone, Marcone gioca a due col compagno. E Muzio con un pochino di fortuna, ma va a trovare il fondo della retina. 68 Mortara, 47 Bergamo, altra gran giocata di Muzio. Palla nelle mani di Bergamo, la recupera poi Ferretti, rischia di perderla, la recupera ancora Invernizzi e la mette nelle mani di Marcone. Può ripartire l'azione offensiva di Mortara. Marcone interrompe un po' troppo presto il palleggio, rischia l'infrazione dei passi e poi commette infrazione di 5 secondi. Si chiude in un angolo Marcone. Dati indicazioni suoi, Marconi è andato a chiudersi nell'angolo, nulla di fatto. 9 minuti e 16 secondi alla fine della partita, 68 Mortara, 47 Bergamo. Rimessa di Corini per Nani, scambio in due, riparte l'azione offensiva della formazione orobica, sale per ricevere seguenti Monacelli. Ah, si apre Corini ma riceve Bonacina, ancora seguenti Monacelli, va vicino a canestro stavolta. E poi va una scodellata bellissima, ottima giocata, tecnica interessantissima di questo ragazzo numero 40. E ancora Muzio, poi viene servito al grande Orsini. 70 Mortara, 49 Bergamo, 8-43 alla fine della partita. Palla nelle mani di Nani, da questi a Boccafurni, c'è Ferretti su di lui. Boccafurni, Ferretti commette fallo abbassando le braccia, si alza subito del fallo il capitano mortarese, dice però di guardare anche la giocata con i gomiti un po' larghi, comunque tant'è. Secondo fallo di Ferretti, primo fallo del quarto, primo fallo di Mortara. Si può ricominciare con la rimessa di Nani da fondo campo, 14 secondi per l'azione offensiva di Bergamo. Si apre e riceve ancora seguenti Monacelli, che poi scarica per Corini, che finta il tiro da tre, ancora seguenti Monacelli, stavolta Invernizzi è più vicino, non può alzare la palla, è per Nani che si alza a sua volta da tre punti. Corto il tiro, rimbalzo lungo, premio Orsini che scarica per Marcone. Marcone è fronteggiato da Corini, arriva il blocco di Ferretti, c'è anche Bonacina, l'apertura per Muzio, da questi a Orsini che lascia sul posto Nani. Non trova il tiro, Muzio lotta con Bonacina, vediamo, il fallo è del numero 21 mortarese, quindi terzo fallo per lui, fallo in attacco. Time out voluto da Coslongano, secondo fallo di squadra per Mortara. Terzo fallo, diciamo, per Muzio, che sta facendo una buonissima partita. 70 Mortara, 49 Bergamo, 8 minuti e 7 secondi quando si ricomincerà a giocare dopo il secondo time out voluto dal coach bergamasco. Si torna in campo dopo il time out voluto dal coach aerobico, si ricomincia sul Mortara 70, Bergamo 49, 8 minuti e 7 secondi dopo il fallo in attacco di Muzio, che va a seconda, no, rimane in campo, si accomoda in panchina il capitano Ferretti e torna in campo De Conescu.
rimessa se ne incarica Corini, c'è la pressione di Invernizzi, poi non ricevere Nani, l'appoggio di seguenti Monacelli, la palla poi nel mani del numero 11, sale per ricevere Boccafurni franceggiato da Muzio, da De Conescu, la palla poi ancora per seguenti Monacelli, sempre Marconi sulle sue piste, ancora Nani che vorrebbe giocare col numero 32, sempre De Conescu in marcatura. No, trova il fallo di Marcone ma non trova il due liberi, i due punti Corini. Terzo fallo di squadra per Mortara, due liberi per Corini, primo fallo di Marcone nella partita. A segno il primo libero di Corini, ancora un tiro libero per lui. Assegno anche il secondo, 70 Mortara, 51 Bergamo, palla nelle mani di Orsini, franciato da Corini, passa da metà campo, serve De Conescu, si apre per ricevere, poi brutta palla tra De Conescu e Orsini, palla persa Mortara, palla nelle mani dei seguenti Monacelli, arriva il blocco di Boccafurni, giocano a due e poi va a segno, 70 Mortara, 53 Bergamo, che ci sta credendo un pochino, Mortara un po' troppo allentato le maglie, si diventa quindi difesa, palla per Marcone che deve passare a metà campo negli 8 secondi, lo fa, pronto a tornare Piromeno, chiama lo schema Marcone, arriva Muzio per ricevere, ancora Marcone, molto lontano da canestro, la palla è per Orsini che finta e va a giocare, trova e batte il recupero difensivo, appoggia due punti e va ancora a trovare anche un fallo. Fallo del numero 12 Corini, cambio per Bergamo, torna Pirovano, si accomoda un pochino i seguenti Monacelli. Terzo fallo per Corini, primo fallo di squadra per Bergamo nel quarto, 7 minuti e 7 secondi alla fine della partita. Buono i due punti realizzati da Orsini, che praticamente ha segnato quasi da solo dall'intervallo lungo in poi. Non va il tiro libero, Mortara continua la sua saga negativi liberi. Palla nelle mani di... velocissimo poi Bonaccina, scarica per Boccafurni, c'è un po' di qualche incompressione, ancora Bonaccina spalla canestro con De Conescu, non va il tiro, De Conescu brucia tutti a rimbalzo, palla nelle mani di Orsini, frangiato da Piromeno, passa la metà campo, Orsini decide di poi la finta e va a appoggiare due punti. Si è aperto un quarto di campo sulla sua finta, con lo sguardo ha spiazzato tutti, difesa soprattutto, e quindi ancora due punti per Orsini, palla nelle mani di Nani, l'apertura è per Piromeno, arriva Invernizzi in difesa, alza la parabola Piromeno e va a segno, voleva anche il contatto falloso di Invernizzi, per gli arbitri si può giocare, la palla è nelle mani proprio dello stesso Invernizzi che passa nel metà campo in questo momento, l'apertura è per Muzio, scambiano ancora due dei giovani di Mortara, la palla poi nelle mani di Marconi, vorrebbe giocare con De Conescu che arriva a bloccare in questo momento, Marconi lo batte, si spazia per il tiro da tre punti che non va a segno, Invernizzi lotta a rimbalzo e poi sul recupero di Piromeno la palla finisce a Mortara, De Conescu guarda caso poi decide di ragionare, va da Orsini. Beh, ottima la giocata di Invernizzi che vede benissimo sotto canestro Muzio che va a realizzare ancora, palla nelle mani di Boccafurni che è finta. Bella giocata di Boccafurni che gioca da solo e va a superare la difesa mortarese. Palla in mano di Invernizzi, da questi a Marcone che passa la metà campo in questo momento, lo insegue la difesa, lo supera, rientra, recupera per Orsini, ancora Invernizzi. Invernizzi interrompe il pareggio, va da De Conescu, finta lo scambio con Marcone, arriva Orsini ad aiutarlo, deve tirare Orsini e ci mette troppo e scade il tempo, quindi palla persa in attacco del Mortara, si chiariscono Orsini e De Conescu per capire dov'è, ma palla persa Mortara, 5 minuti e 4 secondi alla fine della partita, 76 Mortara, 57 Bergamo, palla nelle mani di Nani che la scambia con la palla sotto canestro per Boccafurni, non c'è, viene fischiato il fallo a De Conescu in difeso Boccafurni, cambio per Mortara, esce Orsini, secondo fallo di Vanesco e entra in campo, torna in campo Baiardo, quarto fallo di squadra per Mortara, bonus peso 4.55 alla fine della partita, 76 Mortara, 57 Bergamo, la rimessa nelle mani di Piromeno, su lui c'è Invernizzi in marcatura, c'è il blocco di Bonaccina, poi l'apertura di Bonaccina per il tiro piazzato, è un cross
la palla poi dopo una serie di batti e ribatti è Piromano che va a trovare il fondo della retina. Palla in mani Baiardo che passa la metà campo, interrompe il palleggio, vede Muzio sotto canestro e lo serve, e Muzio continua la sua serata magica, è la sua serata magica a livello realizzativo. Poi Nani scarica un pallone sul muro del Palagoglieri. Cambio, vediamo chi esce. Esce Bonaccina, torna in campo Alfatà. 4-26 alla fine della partita, 78 Mortara, 59 Bergamo. La rimessa è di Baiardo nelle mani di Marcone, pressione a tutto campo di Corini. Marcone passa la metà campo, chiama lo schema, arriva Baiardo per aiutarlo, sale Muzio per bloccare Piromano e si becca anche, commette fallo, si becca anche il tecnico. Un po' troppo fiscale anche gli arbitri, quindi tiro libero per Mortara e poi rimessa in attacco per il gialloblu. Se ne incarica Baiardo, quindi quarto fallo intanto di Piromano e poi terzo, tre falli intanto spesi in una. Non va a segno il libero di Baiardo. Mortara continua a tirare malissimo dalla linea della carità, quindi nulla di fatto, si riprende con la rimessa per il fallo di gioco del numero 2. La rimessa di Invernizzi per De Conescu, sale Muzio e riceve ancora Baiardo che finta il tiro da tre punti e poi batte Piromano, si stampa sul fondo del tabellone, chiedeva una spinta di Piromano, gli abiti fanno giocare Nani, la riapertura è per Corini che rischia infrazione di passi, va da Alfatà, ancora Bonaccina, poi Nani va a segno. 78 Mortara, 61 Bergamo, pressione su Marcone che scarica per Invernizzi che apre per De Conescu, ancora Marcone, chiama calmo Marcone, arriva il blocco di De Conescu, Marcone va in penetrazione, finta, va da De Conescu e va a segno Mario De Conescu. 80 Mortara, 61 Bergamo, 3-28 alla fine della partita, la palla nelle mani di Alfatà, da questi a Piromano che fa posizionare i compagni, vorrebbe giocare con Alfatà, fallo di Invernizzi che è partito in ritardo, due liberi per Piromano. Due liberi per il numero 2, fallo di Invernizzi. Non va il primo libero del numero 2 bergamasco, ancora un tiro libero per lui. No, perché in Mortara si scherza, perché neanche il secondo, il rimbalzo. Alla fine Boccafurni brucia i piccoletti di Mortara, Piromano in penetrazione. Qui ha giocato da difensore, no, stavolta l'ultimo tocco era nettamente del numero 11 perché c'era la mano di Muzio sopra. Comunque tant'è, rimessa in attacco ancora per la formazione ospite. Qui diciamo Alfatà invece ha giocato da difensore, ha spazzato il tabellone mortarese. Rimessa di Nani, gioca con Piromano che voleva cercare una giocata e l'arbitro di Vischi infrazione dei passi. Cercavano la giocata spettacolare i giovani bergamasi. Rimessa di Invernizzi per Marcone, da questi a Borla. Baiardo che passa la metà campo, sempre Milano su lui, arriva De Conescu che lo aiuta. Finta, si apre De Conescu che finta il tiro da tre, poi si avvicina, il tiro è cortissimo. La palla è di Alfatà, la palla è per Nani, corre Corini che va a appoggiare il punti. 80 Mortara, 63 Bergamo, 2:42 alla fine della partita. Palla da Marcone a Muzio, ancora Marcone, aspetta il posizionamento dei compagni, c'è il taglio di profondo di Baiardo, Marcone decide di giocare da solo, poi dovrà finta il tiro da tre, il tiro non tocca, non vede neanche il ferro, brutta scelta di Marcone in questo caso, che Zanellati dice passa la palla ai compagni. 80 Mortara, 63 Bergamo, 2:23 alla fine della partita, la palla è nelle mani di Nani, c'è Boccafurni sotto canestro, la riapertura per Nani che non ha buon gol, la palla sembrava uscita invece l'ha salvata, ancora Alfatà che poi è una viene un assist, è un tiro sbagliato di Alfatà, è diventato un assist, alla fine Boccafurni appoggia due punti. Due minuti in questo momento alla fine della partita, rischia di scivolare Piromano,
80 Mortara, 65 Bergamo. Marconi va in penetrazione, poi da 5 metri va a segnare. 82 Mortara, 65 Bergamo. 1.50 alla fine della partita, la palla è per Boccafuori, oramai si gioca solo per il, la gloria personale. Fallo di De Conescu, due liberi per Boccafuori. 1.46 quando si ricomincerà a giocare, terzo fallo del lungo rumeno. A segno il primo libero del numero 32. Non va al secondo, De Conescu anticipa tutti a rimbalzo, poi gioca con Marcone. La palla è per Baiardo, Baiardo ancora per Marcone, arriva il blocco De Conescu, Marcone lo batte, serve Baiardo che finta il tiro da tre, poi va in penetrazione. Fa una cosa complicatissima cercando di proteggersi, ma in realtà si è... rischia di fare anche brutta figura. La palla è per Corini che finta il tiro, arriva Boccafuori, si stampa sotto il tabellone. Il più lesto di tutti è Nani che sbaglia, tocca, rimbalza in Vernizzi che poi apre per Marcone. Un po' di confusione da ambo le parti. 1:10 in questo momento alla fine della partita. Palla per Baiardo che stavolta si alza da 3 punti e va a segno. 85 Mortara, 66 Bergamo. Palla nelle mani di Alfatada, questi ancora pirovano, pirovano va in penetrazione contro Muzio, rimane sul ferro, palla nelle mani di Vernizzi, da questi a Marcone, passa a metà campo in questo momento Filippo Marcone, c'è il blocco De Conescu sulla difesa di Corini, passa Marcone che finta, poi apre per Invernizzi che non tira, ancora Marcone. Poi Muzio non controlla, palla persa di Mortara, 36 secondi e 5 centesimi a fine partita, 85 Mortara, 66 Bergamo. Palla nelle mani di Nani, non può andare fino al termine la formazione aerobica. C'è il doppio blocco di Alfatà e Boccafuori, Nani continua a seguire. Palla, la palla per Pirovano, si apre Boccafuori che riceve in questo momento sempre mezzo, la palla è per Alfatà che sbaglia anche stavolta. Ancora e stavolta poi è Nani che va a appoggiare la retina, palla nelle mani di Marcone, passa la metà campo ma finisce qui. 85 Mortara, 68 Bergamo. Mortara era già salva ma stavolta ha la matematica certezza con la vittoria, quarta vittoria nella pool promozione, 2-2 contro Bergamo che oggettivamente stasera ha fatto un po' pochino, comunque tant'è. Prossimo appuntamento sabato prossimo, Mortara sul campo della Pallacanestro Milano che qui aveva maramaldeggiato nella gara di andata. E per questa sera è tutto, l'appuntamento è alla prossima interna contro Sesto Sostinente. Arrivederci, buonasera a tutti.